Ciao a tutti, mi hanno chiesto di raccontare in un video quali sono le parole che per me rappresentano e mi ricordano la resistenza e me l'hanno chiesto perché io ho diretto un documentario sulla storia di Bella Ciao e quindi le parole per me che rappresentano la resistenza non possono che essere Bella Ciao. Bella Ciao però non solo come il titolo della canzone che cantiamo ogni anno, ma anche come due parole che sono diventate famose in tutto il mondo grazie a questa canzone. E che rappresentano un grido di libertà cantato da popolazioni molto diverse con scopi molto diversi in giro per il mondo e che viene ogni anno cantato a prescindere dall'appartenenza politica o quali sono le lotte per le quali si canta. Ed è semplicemente diventato uno strumento proprio nelle mani di tutti. Quindi per me questo è il modo migliore per in qualche modo celebrare lo spirito dei partigiani, farlo diventare veramente qualcosa di universale e che riguarda qualunque lotta contro qualunque ingiustizia. Per cui Bella Ciao è la canzone che voglio continuare a cantare ogni 25 aprile e con questa dico anche a voi buon 25 aprile.